possiamo vivere con le nostre famiglie in eterno. E questo è reso possibile dalle ordinanze che si svolgono nel Tempio. Dio ha provveduto alla salvezza di tutti i suoi figli. Prima della fondazione del mondo, egli ha preparato una via per redimerli. Quando Moroni apparve a Joseph Smith, gli parlò di un libro che conteneva la pienezza del Vangelo. Poi citò alcune profezie dell'Antico Testamento, compresi quelle di Malachia. Il Signore rivelerà il sacerdozio per mano di Elia il profeta, ed egli pianterà nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri. Qualche anno fa abbiamo perso una figlia. Grazie alle chiavi restaurate tramite il profeta Joseph Smith, ho la sicura conoscenza che saremo di nuovo insieme. Non dimenticherò mai il giorno in cui io e il mio caro Brady ci siamo sposati. Ci siamo inginocchiati all'altare, uno di fronte all'altra. E ci siamo scambiati delle promesse. Alla fine abbiamo guardato allo specchio la nostra immagine all'infinito. È stato come guardare nell'eternità. Potevo vedere me e il mio caro Brady trasportati nell'eternità. Ho perso il mio più caro amico, mio marito. Anche quando si sono materializzate le mie paure, i miei peggiori incubi, sapevo che tutto sarebbe andato bene. Lo sapevo già. Sapevo che avrei rivisto ancora Brady. Sapevo dove si trovava. Possiamo essere sposati non solo per questa vita, ma anche per l'eternità. I templi rendono eterne le famiglie tramite le ordinanze di suggellamento. Crediamo nelle famiglie eterne. Crediamo che possiamo essere insieme, uniti per sempre.